Dopo la presentazione di Stefano Benemeglio, in che cosa effettivamente consista la comunicazione non verbale. Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un particolare tipo di comunicazione che consente la gestione della quantità energetica, perché permette sia all'operatore che al soggetto, che stanno appunto interagendo fra di loro, di avere delle attività. In particolar modo l'operatore diciamo che opera, interagisce a livello subliminale, in quanto va a interessare l'inconscio del suo interlocutore proprio con degli atti induttivi, quindi va a sollecitare l'inconscio dell'interlocutore. Da parte sua il soggetto, qui anzi presento gentilmente con Emanuele che collabora con noi proprio per farci vedere questa pratica esperienziale, ecco, dicevo, il soggetto invece esprime da parte sua la dimensione emozionale a seguito dell'input ricevuto e si tratta appunto dei cosiddetti atti analogici. Andiamo adesso a vedere come questa comunicazione non verbale di tipo analogico, emozionale, quindi proprio perché ricordo si basa sulle emozioni, possa essere impiegata e attuata attraverso quattro canali specifici che sono la prossemica o gestione degli spazi, la cinesica o gestione appunto dei gesti o delle parti del corpo, la paralinguistica come gestione dei suoni e la digitale gestione dei toccamenti. Adesso andiamo a vederle singolarmente e attuiamo proprio questa pratica esperienziale. Cominciamo con la prossemica, che abbiamo detto è gestione degli spazi. Ecco, rilevanti sono proprio le riduzioni o gli incrementi di distanza che si possono attuare nei confronti appunto dell'interlocutore da parte dell'operatore. Ricordiamo che mediamente se nella diciamo convenzionale, ecco, posizione di comunicazione tra due persone, si mantiene una distanza di questo tipo di circa un metro. Ecco, come vedete, io sto qui tranquillamente parlando e qui il nostro giovane Emanuele è tranquillo, non ha nessun movimento in particolar modo. Se invece adesso, ecco, io incomincio a andare a una distanza che va da quella normale che abbiamo detto che dal sul metro entro appunto, anzi 40 centimetri, insomma, quindi andiamo oltre l'aspetto per esempio quindi tradizionale, andiamo più verso il confidenziale o addirittura oltre 40 centimetri, quindi avvicinandoci di più di fronte al nostro interlocutore, quindi in una zona che possiamo dire va oltre lo spazio normale, tradizionale, quasi quindi il suo spazio, chiamiamolo intimo, tra virgolette, vediamo che reazioni ha il suo inconscio. Ecco, proviamo. Ecco, come avete visto, il corpo di Emanuele ha avuto un'ondulazione e un indietreggiamento del corpo. Ecco, l'indietreggiamento significa, come vi è già stato spiegato nella parte teorica, significa appunto rifiuto, vuol dire che il suo inconscio non ha accettato, ecco, questa intromissione nello suo spazio, diciamo, intimo. Ecco, e ovviamente quindi ci rendiamo conto che queste riduzioni o questi incrementi di distanza spaziale tra i due interlocutori hanno sicuramente comunque un coinvolgimento emotivo, perché comunque che sia stato gradito oppure no, in questo caso no, comunque il suo inconscio ha dato una reazione. Ecco, la reazione dello spazio ovviamente quindi può essere una fonte di tensione o di rilassamento, ovviamente questo proprio in relazione a quella che è l'entità
e del tipo di rapporto che si è creato. Ovviamente accanto all'aumento o riduzione dello spazio, guardate un attimo, possiamo anche operare un movimento di questo tipo, mi affianco e vedrete che comunque il suo inconscio, vedete, dà un movimento. Quindi oltre al discorso della variazione della distanza c'è anche un aspetto di durata, perché guardate, posso anche, vedete, stare qui, ferma, e comunque il suo inconscio va a esprimere, vedete, un indietreggiamento ancora ulteriormente indietro. E c'è addirittura un'altra anche modalità, che si tratta in questo caso, quello diciamo della rapidità, perché se pensate bene, guardate, ecco, succede questo movimento, addirittura un avvicinamento e pensate addirittura una rotazione che poi può essere data addirittura di nuovo da uno spostamento. Ecco, vedete che ancora una volta il suo corpo ha dato una risposta di tipo emozionale. Ovviamente quindi rapidità, vi ricordo, durata, variazione e quindi collocazione dell'operatore costituiscono gli elementi, diciamo le variabili di questo tipo di canale. Questo canale della prossemica troviamo il secondo canale, quello della cinesica. Ecco, la cinesica è legato diciamo all'effettuazione di gesti o di movimenti del parte del corpo senza in questo caso variare la distanza dal nostro interlocutore. Anche qui possiamo avere due fasi, una fase ovviamente induttiva da parte dell'operatore e una fase invece espressiva, diciamo come output, a seguito dell'input dato appunto dall'operatore e quindi un output di feedback, diciamo, dato in questo caso dall'interlocutore. Anche qui la fase induttiva sicuramente serve a facilitare la stimolazione dell'inconscio, quindi la stimolazione emozionale, mentre la fase invece espressiva da parte appunto dell'interlocutore è un effetto di scarico tensionale. Ecco, vi ricordo che tutti i movimenti ovviamente sono dati proprio dal fatto che c'è un accumulo tensionale, va bene, da parte dei centri nervosi che poi ovviamente vanno a diciamo distribuirsi attraverso i vari canali all'interno del corpo e quindi vanno ad agire sulla parte muscolare e quindi poi provocano il movimento. Ecco, quindi niente di magico, ma solo effetto energetico dato appunto proprio da queste variazioni. Prima abbiamo visto degli spazi, ora invece vediamo dei gesti. Anche qui possiamo esprimere appunto i gesti proprio usando le parti del corpo. È sempre l'operatore che può stimolare. Per esempio, guardiamo, possiamo addirittura stimolare il nostro interlocutore facendo, prendendo quindi la nostra mano, addirittura, ecco, dando per esempio un effetto di ascesa, guardate un attimo, vedete che il suo corpo tende a ondeggiare, ecco, mentre se lo andiamo a far scendere, guardate cosa accade, in questo caso la sua reazione è opposta, è una reazione invece in questo caso di gradimento, il suo inconscio gradisce, ovviamente ciascuna persona reagirà singolarmente, quindi individualmente, come appunto il proprio conscio, quindi può darsi che un'altra persona agli stessi gesti abbia reazioni opposte. Altro movimento che possiamo fare, sempre usando la mano, per esempio, guardate, anche così in questo caso, per esempio, da anche qui, ecco qui per esempio c'è uno stimolo positivo, se vedete, ecco, esatto, oppure possiamo addirittura, l'operatore può anche fare per esempio su di sé, ecco, perché pensiamo che tante volte la comunicazione è appunto non così diretta e quindi è possibile che anche in campo professionale l'operatore possa appunto indurre le emozioni nel suo interlocutore proprio operando anche su di sé. Quindi guardate, per modo di dire, io posso effettivamente
fare anche così su di me. Vedete? Uno potrebbe simulare un mal di stomaco e vedete come il suo inconscio, per esempio, reagisca. Ecco, addirittura, per esempio, magari ho un giacchino, ma ecco, pensiamo anche a un professionista che indossa una giacca, ecco, anche per esempio l'apertura di una giacca può ad esempio dare una reazione emozionale, come ad esempio invece una chiusura di braccia, per esempio, così può dare un'altra reazione, come vedete. Ecco, ancora possiamo anche pensare che proprio perché siamo nel campo dell'analogia, ecco, è possibile anche esprimere col movimento anche il simbolismo stimolante per il soggetto. Ecco, Stefano Benemeglio ha scoperto dei simboli e quindi possiamo anche con questi, ad esempio, operare delle comunque stimolazioni. Ecco, lo vedrete comunque successivamente proprio in questo ambito. Ancora può essere anche interessante notare che appunto quando l'operatore usa gli arti superiori, abbiamo visto come per esempio atti ascendenti, va bene, sono più di tipo così, diciamo, penalizzante, riguardano anche la dimensione affettiva, mentre quelli più discendenti, abbiamo visto, gratificanti, ecco, riguardano invece l'aspetto più gratificante, anche la dimensione più sensuale. Fino adesso avete visto che tutti i movimenti che ha effettuato il nostro interlocutore sono prettamente dati da induzioni non verbali. Proseguiamo ancora, perché tra le induzioni non verbali c'è anche la paralinguistica. Ecco, paralinguistica proprio perché anche qui la comunicazione avviene attraverso la gestione dei suoni. Possono essere suoni vocali e suoni strumentali. Allora incominciamo a vedere come anche le persone possano reagire, ecco, forse tante volte non ci pensiamo, e invece dovremmo renderci conto di quanto invece le persone possono proprio reagire ai suoni in maniera positiva più o meno, va bene, proprio perché? Perché il suono evoca delle emozioni che se pensiamo bene sono un po' ancora a carattere, diciamo, neonatale, ecco, sono emozioni che nascono da un rapporto che ancora la persona, l'individuo ha avuto a livello, si può dire, ancora, diciamo ancora prenatale, quindi nel grembo materno e poi successivamente neonatale. Per cui diciamo che addirittura proprio la voce anche materna crea, diciamo, quel canale emozionale che poi l'individuo farà suo anche nella propria vita. Ecco, e allora incominciamo a sentire come, ecco, questa voce molto stentorea, decisamente forte, possa creare una qualche emozione nel nostro interlocutore. Come vedete, una voce molto forte così, oppure potremmo impiegare invece una voce molto molto più flebile. Ecco, per esempio, il nostro qui è Emanuele, la voce dolce dolce, pensate addirittura a un suono di questo tipo. Smetto perché sennò rischia di cadermi per terra. E quindi ecco, invece sicuramente accanto a un rumore, diciamo, vocale, possiamo anche impiegare un rumore invece strumentale, per esempio le mani. Ecco, in questo caso abbiamo già visto che lui gradisce i toni più rilevanti, più duri e più forti, e lo stesso potremmo farlo anche con i piedi. Addirittura, ecco, potremmo, per esempio, far sentire il nostro passo mentre ci avviciniamo e sicuramente questo potrebbe essergli ancora più gradito. Ecco, come vedete, quindi anche la dimensione del suono
può essere sicuramente molto stimolante per l'inconscio. Per completare questo percorso di analisi della comunicazione non verbale, andiamo a considerare il quarto canale, che è quello digitale, e quindi la gestione dei toccamenti. E guardate, sicuramente questo è il canale, diciamo, che è posto un po' per quarto, non perché abbia meno importanza, anzi, diciamo, proprio perché è il più rilevante. In fondo, se pensate bene, ecco, toccare una persona significa avvicinarsi a lei molto, quindi significa andare a superare quella tradizionale barriera che tante volte si crea nella comunicazione normale, e quindi significa entrare ormai in comunicazione diretta col suo appunto inconscio. Ecco, anche qui le toccamenti, quindi sulle parti del corpo, sono quindi uno stimolo emozionale molto potente. E proprio per questo appare opportuno quindi impiegare questo tipo di canale non agli inizi della comunicazione, quanto piuttosto, diciamo, nella comunicazione ormai avviata, quando quindi abbiamo già magari stimolato l'inconscio del nostro interlocutore proprio con gli altri tre canali. Quindi ve li ricordo: la prossemica, la cinesica e la paralinguistica. Andiamo a vedere adesso anche la digitale. Ecco, la digitale, visto che tante volte appunto può essere anche impegnativo andare a toccare il nostro interlocutore, soprattutto pensiamo sempre alle relazioni anche non solo, diciamo, parentali, piuttosto che sentimentali e affettive, ma anche quelle di tipo professionale. Allora, ecco, pensate che comunque è possibile stimolare l'inconscio del nostro interlocutore anche se appunto noi, in quanto operatori, tocchiamo noi stessi. Quindi guardate un po' cosa succede nel momento in cui io tocco me stessa. Vedete? Il suo, in questo caso, il suo corpo ha dato, quindi per effetto sempre di questo stimolo non risultante gradevole al suo inconscio, ha dato una risposta, ecco, in questo caso di rifiuto. Ancora posso fare così, per esempio, stimolare anche così il mio braccio, per esempio, e dare quindi, vedete, anche qui una stimolazione. Ancora, pensate a quante volte possiamo magari, ecco, anche noi donne, visto che in questo caso io come operatrice al femminile, posso ad esempio fingere di toccarmi, per esempio, la gonna, di aggiustarmi la gonna, per esempio, ecco, vedete che questo è gradito al suo inconscio, ecco. Quindi voi capite come comunque che lui, diciamo, abbia gradito o no, è un dato di fatto che ha dato una reazione, e quindi la reazione vuol dire che c'è stato uno stimolo, c'è stato uno stimolo energetico che chiaramente ha consentito quindi di sollecitare il suo inconscio. Allora, ecco, è molto importante che ovviamente si solleciti, ecco, questo inconscio, va bene, attraverso questi canali, che fra l'altro vi ricordo possono essere impiegati singolarmente, ma poi è opportuno, quando si sarà chiaramente acquisito una maggiore dimestichezza, ecco, addirittura impiegarli anche tutti insieme, per cui sarà possibilissimo, ecco, realizzare per esempio un avvicinamento facendo sentire un po' più il passo, magari cercando addirittura poi di dire: ehi là, come andiamo? Tutto bene? E sicuramente, ecco, senza anche il tutto bene, se poi avete la possibilità di non parlare, ma nell'ambito di una comunicazione chiaramente anche di tipo verbale, potrebbe essere appunto inserita proprio, ed è opportuno che venga anche inserita la comunicazione non verbale analogica. Se poi potete impiegarla anche da sole, tanto meglio. L'importante, vi ricordo, come insegna appunto Stefano Benemeglio, è quello sempre di sensibilizzare, di emozionare il nostro interlocutore, proprio per ottenere assenso e consenso nella comunicazione.